Quest'anno, se si può dire così, festeggio 25 anni nella pubblica amministrazione, un quarto di secolo e, come vedete, molti capelli falsi. Lavoro in agenzia da 35 anni oramai e quindi la mia esperienza è di lunga, lunga data. Dell'ingresso in Agenzia delle Entrate mi ricordo la data, non il giorno di San Valentino, se non è amore questo. Faccio parte di questa grande famiglia che è l'Agenzia delle Entrate. Mi occupo di imposizione fiscale e questo non rende all'esterno il lavoro molto popolare. Tutti noi sappiamo che il lavoro in agenzia non è mai visto dall'osservatore esterno come un lavoro particolarmente empatico. Il punto di simpatia ce la giochiamo con le pompe funebri, si lavora inverno e estate per l'Agenzia delle Entrate. Tranne una brevissima pausa, per il resto ho sempre fatto questo lavoro che a me piace molto. È un lavoro che mi piace, mi appassiona. Mi sento più utile alla società, cercando anche di aiutare a sbrogliare la matassa burocratica che a volte è un po' complicata. Vedere le persone venire lì in ufficio, alzarsi e andare via contente. Forse anche questa è la parte più bella che mi piace veramente tanto del mio lavoro. Dare qualcosa. Accoglienza, ascolto e accompagnamento. Cerco sempre di ascoltare molto quello che mi dice il contribuente. A disposizione proprio. Cerco di stabilire un rapporto il più possibile di semplicità. Cercare di capire quelli che sono i bisogni e le esigenze degli altri. Essere onesto. Penso che se tu ti poni in questo modo nei confronti delle persone. Quando fai il tuo lavoro il pubblico risponde. Con molta diplomazia, cercando sempre di capire la congiuntura economica del momento. Tengo sempre presente che anch'io sono una contribuente. Credo che la sola scienza in certe situazioni sia un po' troppo, diciamo, asettica, per cui cerco sempre un po' di immedesimarmi anche nelle situazioni. Mi immedesimo, io che vado in un ufficio e dico ho bisogno della tale cosa e quindi dico se sono io gentile. Mi viene in mente la favola di Goethe dove tra i due protagonisti viene chiesto che cosa sia più splendente dell'oro e viene risposto la luce e cosa sia più consolante della luce e la risposta è la parola condivisa. La capacità, diciamo, di ascoltare l'utente e anche la capacità di rassicurarlo sulla volontà di trovare una soluzione, e questo è l'aspetto forse più importante del mio lavoro, anche se non è sempre facile. Alcuni contribuenti arrivano pensando di avere davanti il ministro delle finanze, ma non è così. Molta pazienza ci vuole, anche perché, come dire, la gente viene un po' prevenuta. Il rapporto è molto difficile, molto conflittuale, perché sono la maggioranza della gente arriva lì arrabbiata. I contribuenti sono sul piede di guerra. Questo ragazzo, purtroppo essendo straniero, non ha capito bene il meccanismo, si è messo a urlare come un pazzo. Siccome era un ragazzo alto 1,90 m. Ci hanno fatto trovare delle ricevute state firmate da una signora che era scomparsa 4 mesi prima. Un'altra cosa che mi è successa, un contribuente che ha finto di svenire, il commercialista che lo teneva in braccio. Un signore che mi manda sempre i gatti a casa mia e io volevo vedere il mio confine dove poteva arrivare. Mi aspetto qualsiasi tipo di domanda. Una volta un contribuente mi chiese come facevo il pizzetto. Con molta... Come sta andando? Tagliamo questo. Ricomincio. Se dovessi spiegare a mia figlia il mio mestiere, direi: papà cerca di far pagare i furbi, quelli che non partecipano alla colletta. L'Agenzia delle Entrate è un importante strumento, è il mezzo che ha lo Stato per dire al cittadino: guarda, io ci sono, ti garantisco che tutti i cittadini concorrono in maniera uguale, le entrate sono quelle risorse che ci servono a garantire i servizi pubblici essenziali. È una scelta un po' difficile andare al controllo, soprattutto in questo periodo, perché la situazione del paese è un po' particolare. Sì, e quindi insomma in questo momento è molto difficile. E in effetti la pressione fiscale credo che ultimamente in questi anni sia diventata un po' troppo pesante. Spesso questa è diventata una scusa. Credo all'etica delle tasse e in Italia purtroppo non passa il messaggio dell'importanza di dover pagare le tasse. Sembra quasi che l'Agenzia delle Entrate diventi il cattivo della situazione. Al di là del lavoro che fai, è sempre una questione di persone. In verità bisognerebbe ragionare veramente di più
sulle persone che compongono questo istituto. Che vi racconto di me? E terminato il lavoro, al di fuori dell'ambito lavorativo, mi occupo di teatro. E faccio teatro, esattamente. Ho un gruppo teatrale, ci chiamiamo Gli Animali da Palco. Mi piace molto lo sport e in particolare ho scoperto di recente la corsa. Una delle mie passioni più grandi è la corsa. Personale 1,22 sui 21 km e 98 metri. I 98 metri sono i più difficili perché chiaramente arrivano dopo 21 km di agonia. Mi definiscono un passista scalatore. Forse è un modo come dire che non vado bene né in pianura, né in salita, né in discesa, quindi. Però mi piace, vado avanti nel mio tempo, farmi qualche ora di bici e sono contento così. Sì, da buon italiano ho praticato calcio in passato, ma con scarsissimi risultati. Con la squadra del Francolino abbiamo vinto 1-0 fuori casa, perché il libero avversario mi ha tirato una pallonata che è finita sul mio sedere e poi in porta, e abbiamo vinto. Mi piace molto viaggiare. Ho avuto la fortuna di andare per la prima volta in Cina quando si potevano incontrare gli anziani che facevano il Tai Chi Chuan per strada alle 6:30 del mattino. Torno da una vacanza e ne progetto un'altra, anche in posti vicini, però purché riesco a vedere cose nuove. La musica, in quanto mi piace suonicchiare la tromba. Fa sì che la tua tristezza diventi una nota, la tua gioia diventa una nota, un accordo. Suono la chitarra da quando avevo 13 anni e è il mio hobby preferito, anche se con i miei figli piccoli faccio un po' fatica perché appena provo a cominciare a suonare vogliono suonare loro al mio posto. Mamma mia, quante tasse! Non ce la facciamo più, ma se le paghiamo tutte. Presidente donna di un circolo arci a Ferrara. A me piace molto scrivere, mi piace raccontare storie. Il tema che ho affrontato negli ultimi anni è quello della, diciamo, educazione ambientale rivolta ai ragazzi. Leggo anche moltissimi fumetti perché sono appassionato di fumetti. Un amante del mare, mi piace la barca a vela, ho avuto un bimbo 11 mesi fa e quest'estate lui aveva solo 8 mesi, l'abbiamo portato già in Croazia in barca a vela, quindi un marinaretto. Io ho un bambino di 9 anni e che riempie molto la vita e dà un sacco di soddisfazioni. C'è una figlia che è in attesa di un bebè, divento nonno a fine anno, è una grande gioia e poi l'altra gioia è che l'anno prossimo finisco la mia attività e vado in pensione dopo 42 anni di servizio. 32 nell'amministrazione e 11 fuori come operaio dell'Ilva di Taranto. Perciò mi sono guadagnato la mia pagnotta, come si dice in gergo, e mi merito di andarmi a riposare e a godermi il mio nipote. Non siamo soltanto persone che vengono qui a passarci il tempo. Io credo a questo lavoro, quindi mi piacerebbe che la gente fuori avesse questa percezione. Insomma.